Il satellite sovietico Cosmos 1408 è di nuovo protagonista delle manovre di emergenza della Stazione Spaziale Internazionale. Il 16 giugno un frammento ha rischiato di colpire la ISS. Lanciato nel 1982 e operativo per 2 anni, lo scorso novembre l'Agenzia Spaziale Russa lo ha utilizzato come bersaglio per un test antisatellite, creando almeno 1500 detriti tra quelli rilevabili. Ironia della sorte, è stato proprio un modulo russo ad eseguire le operazioni di spostamento del laboratorio orbitante. I propulsori della navicella di rifornimento Progress MS-20, ancorata il 3 giugno scorso, sono stati attivati. Una manovra durata 4 minuti e 34 secondi che ha permesso di allontanare la stazione spaziale dalla traiettoria dei detriti. L'ammasso di frammenti sarebbe dovuto passare a una distanza inferiore al chilometro. Secondo la NASA, dunque, l'equipaggio non è mai stato in pericolo e lo spostamento di precauzione non ha avuto alcun impatto sulle operazioni della stazione. Differente fu il caso dello scorso novembre, per cui i detriti appena prodotti dal test intersecavano sistematicamente l'orbita della stazione spaziale. I 7 astronauti dovettero rifugiarsi nelle navicelle di emergenza, pronti a lasciare la ISS in caso di necessità.